La visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana nell'Alto Casentino ha fatto tappa nella nuova struttura della Caritas di Bibbiena, collocata in via Berni accanto all'oratorio San Francesco, per incontrare i volontari che prestano servizio nell'area e alcuni degli utenti che si rivolgono agli uffici per avere un sostegno concreto nelle difficoltà quotidiane. La serata è stata l'occasione per inaugurare i nuovi spazi dell'edificio, ristrutturati in tempi da record. 2 stanze adibite a centro di ascolto, una sala riunioni, una cucina e rispettivamente un centro per la distribuzione degli indumenti, uno per gli alimenti e un altro per la mobilia e l'arredamento. La nostra attività come volontari Caritas è iniziata tanti anni fa. Logicamente all'inizio eravamo un gruppo di signore, anche laiche, che svolgevano attività presso la parrocchia. Era nata questa necessità di aiutare chi aveva più bisogno di noi. Nel corso del tempo, parlo anche di 15-20 anni di attività, siamo passati a svolgere questa attività dai locali dell'oratorio di Bibbiena a questa struttura grazie a padre Raffaele. Attualmente siamo quasi 60 volontari che svolgono attività, principalmente facciamo centro di ascolto, punto di ascolto. Vedete l'inaugurazione di questi 2 uffici dove ogni giovedì pomeriggio le nostre volontarie ascoltano dalle 25 alle 35 persone che rappresentano altrettante famiglie di tutto il territorio casentinese. Gli incontri che abbiamo messo ai primi posti, gli incontri che caratterizzano un po' la diocesi con gli uffici pastorali della liturgia, della catechesi, della carità. Credo che questo incontro faccia un po' da collante perché l'annuncio sia autentico. Ci deve essere la carità, perché la liturgia sia autentica deve essere animata dalla carità. Al termine dell'incontro si è svolto un momento conviviale nella terrazza panoramica della struttura.